Grazie Presidente. Mi permetta una digressione veloce che comunque è attinente. Quando la maggioranza vota a favore di iniziative delle destre, insomma, qui davanti, poi insomma, ci sentiamo, no, i complimenti delle sinistre con appellativi tipo dittatori fascisti, insomma. Quando votiamo a favore di istanze proposte dalle sinistre, oggi addirittura ci mancava di citare Lenin, sono arrivati a citare tutti, Mao Zedong, Troni, cioè siamo. Vabbè. Allora, no, perché quando arrivano noi abbiamo sempre detto che avremmo votato a favore rispetto alle istanze che portano un interesse per il territorio, per i cittadini. È il caso di questa mozione, in cui anticipo al collega Fazzina una richiesta di integrazione che voglio spiegare. L'istruttoria da parte di questa amministrazione rispetto a questo comparto è in atto e tra l'altro comprende anche i punti che ha evidenziato. Ce n'è una in particolare che ci preme e riguarda il fosso delle Tre Fontane. Come tutti sapete, nella controversia tra l'impresa e i comitati, insomma, il TAR si è espresso dando ragione fondamentalmente all'impresa, sostanzialmente perché questo fosso sembrerebbe stato tombato prima che tutta l'operazione fosse partita. Ora, dalla nostra istruttoria, comunque il Dipartimento ci ha offerto un margine perché, come tutti sapete, questo fosso nel piano di cui stiamo parlando rappresenta comunque è stato utilizzato per soddisfare quegli standard urbanistici, in questo caso a verde pubblico e a parcheggio, perché altrimenti non potevano cubare, insomma, le palazzine in più. Il Dipartimento già ha offerto una soluzione che consiste semplicemente nel proporre all'impresa di trovare un'altra area limitrofa per poter appunto poi soddisfare questi standard. Ecco, per quanto riguarda noi, vorremmo chiedere, e quindi anche tramite una piccola sospensione con il collega Fassina, per trovare una formula adatta per integrare la mozione e per chiedere il ripristino del fosso, quindi chiaramente anche con il vincolo che si porta dietro, un vincolo che come tutti sappiamo attualmente è stato certificato per il tratto che riguarda esclusivamente l'abbazia delle Tre Fontane. E quindi estensione del vincolo, la rimessa in piena funzionalità del fosso, perché chiaramente stiamo parlando di elementi non solo paesaggistici e storici, perché ricordo il fosso comunque rappresentato in tutte le cartine di Roma fin dal 600 ed è citato insomma da tutti quanti gli storici che hanno descritto Roma nei secoli, ma soprattutto il fatto appunto della piena funzionalità proprio per quello che è il lavoro che fa un fosso, siccome sappiamo tutti quanti che ultimamente il carico che deve sopportare la nostra rete idrica, quindi anche i fossi, è aumentato perché le piogge si concentrano in poche ore, è importante, ecco, andare a fare questa operazione. Quindi se il collega è concorde, chiederei una breve sospensione per trovare una formula, insomma, che impegna la Giunta a fare questo tipo di verifiche e attuare questo indirizzo. Grazie.